tema che avevamo questa sera, quarto incontro, che era scritto nelle Lucandine, diceva la fede alla sequela di Gesù per essere annunciatori del regno. Ecco, io nell'ultima parte svilupperò un pochettino questo tema, ma prima vorrei fare una specie di riassunto generale per riuscire veramente a collocarci dentro la questione, riuscire a capire che cosa è in ballo, che cosa ci stiamo giocando con questa decisione alla quale siamo chiamati, cioè scegliere di essere credenti in Cristo Gesù nostro Salvatore. Parto da un'immaginaria discussione, un incontro tra due. Due persone si incontrano, fanno i loro discorsi, si comunicano le loro esperienze di vita, poi a un certo punto viene fuori il discorso. Io sono credente, dice uno. Io non sono credente, dice l'altro. E uno conclude, beh, abbiamo opinioni diverse. Siamo in democrazia, va bene tutto. E questo è il punto di partenza. La fede, un'opinione. Opinione diversa da un'altra. E poi sento il Vangelo di ieri, in Marco, capitolo 16, versetto 16, e dice a un certo punto una cosa potentissima. Andate, annunciate il Vangelo a tutte le creature. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato. Cazzo. Un'opinione. E altro che opinione. Qui c'è in ballo qualcosa di grosso. La fede non è un'opinione. E mi viene in mente quel ritornello che mi ricordo lo faceva così, scusate come faccio, faceva così un mio carissimo frate, padre Vito Tonino, un bel veneto, un venetasso di quelli autentici, che mi ricordo in ginnasio, avevo 15 anni, 14 anni e mezzo, e ci inchiodavano sulla sedia con le loro prediche. A un certo punto conclude la sua predicazione da buon veneto: chi prega si salva, e poi va verso l'altare, e chi non prega si dana. E là noi ci inchiodavamo spaventati sulla sedia. Ma questa è la verità: chi ha fede si salva, chi non ha fede sarà condannato. E qui c'è da rifletterci, allora mettere insieme queste due parole bisogna, altro che opinione, fede e salvezza. Fede e salvezza. Allora, cosa è in gioco con la fede quando si dice credo in Dio Padre Onnipotente, credo in Gesù Cristo? È in gioco qualcosa o è in gioco tutto? È questione di vita e di morte o semplicemente addolciamo un pochettino la nostra vita con questo biscottino che ci fa star meglio? La fede è un lascia passare, un pochettino per rendere un pochino più bella la nostra vita, o è pienezza di vita? Serve a non avere dubbi o a tappare qualche buco e a vivere meglio, oppure trasforma, cambia completamente un'esistenza, una prospettiva? Come diceva qualcuno, la fede non serve a niente. È una parafrasi che faccio. La fede non serve a niente, ma la sua presenza cambia tutto. Come l'amore ti capovolge la vita. E col poeta possiamo dire, mi illumino d'immenso. Ecco, io penso che è importante prendere coscienza di questo. E qui basterebbe ricordare Deuteronomio. E qui potremmo prendere la Bibbia e andare a leggercelo subito. Io pongo davanti a te la vita e la morte.
La fede è questo, io pongo davanti a te la vita e la morte, altro che un'opinione, io la penso così, siamo democratici, accettiamo tutto. No. O è vita o è morte. Chi crede si salva, chi non prega e chi non crede è dannato. Dopo entriamo un pochino meglio in tutto questo, Però ci rendiamo conto che la fede è salvezza, ed è salvezza futura, ma è salvezza già oggi, è pienezza futura, ma è pienezza già oggi. E faccio un altro passettino, fede e salvezza, oltre che unire queste due parole, fede e salvezza, metto insieme fede e certezza assoluta. E penso a un testo biblico, ve lo leggerei ma ci dilungheremo troppo, il capitolo 18, la conclusione del capitolo 18 del Vangelo di Luca. Stiamo entrando a Gerico, siamo sulle porte di Gerico, c'è lì quel, vi ricordate, quel cieconato che è lì che chiede l'elemosina, che a un certo punto sente quel fruscio, sente ma che cos'è, che roba è, sta passando Gesù di Nazareth, no, tutto il cielo comincia a saltare in piedi, comincia a urlare come una bestia. Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me che sono peccato, ma sta zitto, non rompe le palle, no, Gesù figlio di Davide, abbi pietà, e urla, e urla, e urla, e qui, allora, io ho preso coscienza di una cosa lì, perché gridi in maniera così ostinata? Vi ricordate il famoso lullo di Munch, quello di Munch, 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 come che è gutturale, vabbè, lullo, io lo metterei in cieco di Bartimeo, lullo di Munch. Quell'urlo infinito, quell'uomo che urla così proprio disperato, no? Ma perché urla così? Grida in maniera così ostinata, ha maturato in sé una certezza, ha una convinzione assoluta, o ora o mai più, o lui o ha finito la mia vita. La fede è maturare questa certezza, o ora o mai più, o lui o è finita. Questa è la fede vera. Sa che in quel momento, in quella persona, si gioca tutta la sua esistenza. Sa che o vivrà perennemente una vita eterna, mendicante, oppure comincerà una vita nuova, totalmente nuova. Tutto si gioca su quell'uomo e sul coraggio di mettersi in relazione a quell'uomo. Tutto si gioca. La fede è quindi qualcosa di assoluto, non di relativo, qualcosa di assoluto, di potentemente assoluto. Nessuno lo può fermare, urla e non lo fermeranno né gli apostoli né nessun altro, né la folla. Lui ha quell'occasione. Ecco, la fede è quell'occasione da non perdere, per ribaltare la propria esistenza. Lui ha una percezione chiara del valore unico e definitivo di quell'uomo per la sua vita, valore unico e definitivo. In quell'uomo la salvezza, in quell'uomo la vita, in quell'uomo qualcosa di assolutamente mai visto, mai visto. Quindi diventa certezza assoluta, qualcosa di grande, di infinito. E faccio un altro passo. Fede e salvezza, fede e certezza assoluta. La fede è anche totalizzante ed esclusiva. È vero, il nostro carissimo amico, tempo, un lunedì passato, diceva, no, il cristianesimo, la fede non è mai esclusiva, è inclusiva, perché il cristianesimo è inclusivo e non o, o. No, 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 c'è anche lo o. Basterebbe ricordare il santo battesimo, la professione di fede battesimale, rinunci a Satana, è il riscaldamento che parte, adesso non sono gli spiriti che entrano, già. Allora, rinunci, rinuncio, rinunci alle seduzioni, rinuncio, c'è qualcosa a cui bisogna dire no, credi in Dio, ma credo, e c'è qualcuno a cui dire sì, la fede è totalizzante ed anche esclusiva. C'è un sì e un no chiaro da dire. Chiaro da dire. Basterebbe pensare anche alla cananea, oltre che al cieconato. Cioè, lì diventa assolutezza.
quella decisione. Pensiamo anche a Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi, quando incontra il Vangelo, quest'uomo dice semplicemente: non voglio sapere niente altro. Va dal Papa e tutto il resto e gli dice: ma cambierei? No, non voglio sapere niente altro che il Vangelo. Cioè diventa assoluto nella sua decisione, diventa talmente assoluto che fa paura. San Francesco fa paura, sì, San Francesco fa paura. San Francesco è poco francescano certe volte, francescano nel senso di sdolcinato. Basterebbe leggere il suo testamento. Tante volte quando si presenta il testamento di San Francesco, quello del 1226, l'ultimo che scrive, si legge la prima parte e si lascia la seconda parte. Perché nella seconda parte San Francesco dice qualcosa che fa paura. Dice di mettere i frati in prigione. Prendetelo, portatelo dal più vicino custode e fatelo mettere in prigione quel frate. Perché? Perché ha negato il Vangelo. Perché ha negato la fede. E qui c'è un'assolutezza che fa... Cos'è questo? La risposta è amore. È amore. È per amore di quel frate. È per amore di quella persona che non si è aperta alla parola e al Vangelo di Gesù. È per amore di quella persona che non ha detto sì a Dio, che io farò di tutto perché riesca a dirlo, anche dargli un calcio in culo. Scusate il termine, è per amore. Un amore che non abbiamo più oggi, l'abbiamo buttato via questo tipo di amore. Noi siamo tutti sdolcinati, tutti. Tutti sdolcinati, ma poverino, ma poverina, ma qua, ma là, ma tiene giù, basta. E lì abbiamo fatto di ogni erba un fascio, no? E ci facciamo sempre... E invece no, Francesco sembra terribile. A me mi irritava le prime volte che leggevo quei pezzi, prendete il frate, mettetelo in carcere, negate il Vangelo, fatelo mettere... Ma perché? Perché lo ama quel frate, perché vuole, ma a un certo punto anche nel Vangelo ci sono certe parabole che parlano di queste robe. E non è che sia mancanza di dolcezza, è profondità di un amore vero, che decide, perché? Perché la fede è assoluta, perché la fede è esclusiva, perché la fede è anche conoscere un Dio geloso, che si può anche incazzare con te a un certo punto. Se gli dici sì, no, è un appassionato così ardente che a un certo punto ti può prendere. Io mi ricordo, dicevo, la mia prima tappa di vita spirituale è stata la seduzione, Dio mi ha sedotto, ma veramente mi ha sedotto. E poi quando mi ha fatto capire, mi ha dato quella che si chiama la certezza di base, no? La fiducia basica di quei psicologi, no? Che si guadagna nei primi 2-3 anni di vita. E dopo che mi ha messo dentro questa certezza, allora si è preso il diritto di prendermi a calci nel sedere. Perché io giro qua a galo e continuo a farlo a volte. Per amore si fa questo. Per amore si fa sul serio questo. È una cosa importante. Allora, la fede. Dovremmo dire, aggiungere allora, o fede o il nulla, la vita o la morte, Cristo o nient'altro. Questa è la fede vera della rivelazione cristiana, la fede dei santi. È una fede, e qui uso un aggettivo che mi piace tanto, esagerata. È una fede esagerata, la fede cristiana. Una fede che diventa quasi assolutista. Al punto che mi domando, potrebbe esistere un sano fondamentalismo cristiano? Se guardiamo certi santi, certi convertiti, sono stati un po' dei fondamentalisti, un po' esagerati, un po' esagerati. Però io vi cito soltanto un pezzo di Sant'Ignazio di Antiochia, lo conoscete tutti, 17 ottobre, Sant'Ignazio di Antiochia. La mattina noi abbiamo letto nell'ufficio della lettura questo brano. Ignazio, che è successore di Pietro alla cattedra episcopale di Antiochia, viene trascinato a Roma per essere processato, ucciso. Il viaggio è molto lungo,
E allora Ignazio riesce a scrivere alcune lettere alle chiese amiche, alle chiese che aveva guidato. Scrive una lettera alla chiesa di Roma che è di un verismo impressionante, dove troviamo quelle espressioni così: sono frumento di Dio e sarò macinato dai denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo. A nulla mi gioveranno i godimenti del mondo. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Cristo Gesù. Non voglio più vivere la mia vita di quaggiù, e il mio desiderio si realizzerà se voi lo vorrete. E se mi volete bene, per favore, fate che sia così. Infatti concludeva: se subirò il martirio, ciò significherà che mi avete amato. Se sarò rimesso in libertà, sarà segno che mi avete odiato. Da caponare questo. Cos'è questa? Letteratura geografica, utopia romantica, masochismo cristiano? Non è forse quel radicalismo della fede che ci siamo persi per strada con i vari concordati? Noi abbiamo fatto i concordati con tutti, li ha fatti la Santa Sede e li facciamo tutti noi. Li abbiamo fatto concordati con tutti per aggiustarci la vita. Non è che sia contro il concordato, ma sono contro il concordato. Chiusa la parentesi. Ma è vero, noi dobbiamo aggiustarci la vita. E l'abbiamo fatto, e abbiamo aggiustato la fede, abbiamo addomesticato tutto, ma ci vuole e è necessario un certo radicalismo cristiano. Allora, fede e salvezza. Adesso pongo un'altra domanda: una salvezza o molte salvezze? Una salvezza o molte salvezze? Una frase che si sente: che senso ha aver fede, e anche una fede così radicale, se la salvezza si può raggiungere ed avere in tanti altri modi? Una volta si diceva: extra ecclesia nulla salus, fuori dalla chiesa non c'è salvezza. Dopo, pian pianino, siamo arrivati al punto del mio amico che diceva: ciapa e arga che stiamo dentro tutti. Prendi la larga per farci stare dentro, poi si sono sempre più allargate le maglie. Va bene, però. Allora, una salvezza, molte salvezze. Leggi Matteo 25, ricordate Matteo 25, giudizio universale: avevo fame, avevo sete, qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli avete fatto a me. Ti lascia lì sorpreso, ma allora qui erano non credenti, non gli domanda se avevano creduto o no, com'è la storia. I milioni di musulmani che sono qui in mezzo a noi sono una massa dannata, o si salveranno anche loro? C'è da domandarsi. Quegli uomini onesti, buoni, bravi che abbiamo conosciuto, si salveranno o saranno dannati? Allora i teologi hanno inventato lo scamotage, la scappatoia: no, sono cristiani anonimi, no, sono cristiani impliciti, no, sono tutte le grandi definizioni per cercare di dare una spiegazione, insomma, no? Cosa volete? La fede è l'unica via di salvezza o no? Vi rispondo con due citazioni, una di Munari, che è il vescovo Luciano Munari, che è il vescovo di Brescia, e una di Paolo VI, che sono importanti. Munari dice così, è una lettera che ha scritto ai preti, ai suoi preti, però vale per i laici, vale per tutti noi, ascoltatela. Si può andare in paradiso anche senza noi preti. E scrive tra parentesi: per fortuna. Si può andare in paradiso anche senza i preti. Si può diventare umani, perché aveva parlato di un Cristo che ci umanizza, che è bellissimo da parte. Si può diventare umani anche senza conoscere Gesù Cristo. Ma siamo convinti che la relazione con Cristo è una forza divina, un'energia che viene da Dio, capace di stimolare, sostenere, potenziare, portare a pienezza il desiderio di autotrascendenza che l'uomo porta dentro di sé
e che lo conduce a cercare sempre nuove mete superiori e a esplorare direzioni nuove. Siamo convinti che in nessun luogo, come in Gesù Cristo, la vocazione alla trascendenza, alla pienezza dell'uomo è diventata luminosa. Vale la pena vivere per questo. Per diventare più uomini e rendere più umani gli uomini mettendoli in rapporto con Cristo. Per accogliere e proclamare l'amore trinitario come vertice dell'autotrascendenza umana, per immettere nel mondo la speranza che la vita è eterna mentre la morte è mortale. Bestia, bello questa cosa. Mettere dentro il mondo questa speranza, la vita è eterna. La morte è mortale e con Cristo noi piazziamo dentro il mondo questa certezza. Vale la pena vivere per questo, dice lui. Praticamente ci sta dicendo, ok, noi facciamo il nostro compito, lasciamo a Dio il suo. Noi cerchiamo di essere cristiani autentici e lasciamo che Dio faccia il suo compito. Rispettiamolo. Papa Paolo VI ha un'espressione nella sua bellissima lettera apostolica, che era quella Evangelii Nuntiandi del 1976, che è di una incisività potente. Sentite queste parole di Paolo VI. Gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri. Lo dà per assodato. Potranno. Questa è la misericordia di Dio. Gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio, benché noi non annunciamo loro il Vangelo, anche senza che abbiano ascoltato il Vangelo. Ma poi c'è un ma che è potente. Ma potremo noi salvarci se per negligenza, per paura, per vergogna, ciò che San Paolo chiamava arrossire del Vangelo, e in conseguenza di idee false trascuriamo di annunciare il Vangelo e di essere cristiani? Ritorna la salvezza. Non preoccupiamoci di chi salverà gli altri. Pensiamo a salvare la nostra anima e di essere testimoni di questa salvezza in mezzo agli altri. Questa è la nostra preoccupazione. Un altro punto, vado chiarendo alcune cose. Fede e idolatria. Allora, biblicamente parlando, lo sappiamo tutti, ma è meglio ricordarselo sempre, biblicamente parlando, l'opposto della fede non è l'ateismo, non è l'indifferenza, non è l'agnosticismo, l'opposto della fede è l'idolatria. Nella Bibbia non si parla mai di atei, si parla di persone che adorano quegli dèi che hanno piedi e non camminano, hanno mani e non palpano, hanno occhi e non vedono. Non si parla solo di idolatria. Allora ecco qua, è importante ricordarci, il mondo non si divide in credenti e non credenti. Si divide in idolatri e credenti sempre tentati da idolatria. Questo ricordiamocelo. Noi, pur essendo dei credenti, siamo continuamente tentati da idolatria. In questa maniera si divide il mondo, no? Cito qualcuno qua che dice, un certo Alici, che ha scritto un bel libro, Cieli di plastica, l'eclissi dell'infinito nell'epoca delle idolatrie. Cieli di plastica. Più che negare il cielo, il vero pericolo consiste oggi nella tentazione di voler ricrearlo sulla terra. Una tentazione che possiamo correre tutti. Il credere non è una variabile facoltativa di cui avrebbe il monopolio l'uomo religioso, ma appartiene allo statuto elementare dell'uomo, costantemente in bilico tra cielo e terra, fede e idolatria, costantemente in bilico. Tra cielo e terra, tra fede e idolatria. Potremmo dire che l'idolatria è veramente la grande nemica della fede. E sappiamo che l'idolatria
quella che oggi sotto quel camuffamento di consumismo è entrata dappertutto, anche nei conventi, da tutte le parti, e ci sta veramente sciupando e succhiando l'animuccia. Allora, che cos'è la fede? Che cos'è la fede? La fede è una virtù teologale, fede, speranza e carità. Vado dal Catechismo di Pio X. Qui, se chiedessi alla mia amica Anna, dove è la grande catechista, mi risponderebbe subito: che cos'è la fede? Ti risparmio, Anna. La fede è una virtù soprannaturale, diceva San Pio X nel grande catechismo, infusa da Dio nell'anima nostra, per la quale, appoggiati all'autorità di Dio stesso, crediamo in esser vero tutto quello che Egli ha rivelato e che per mezzo della Chiesa ci propone di credere. Bella come definizione, ma è molto bella invece quella che dà il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Catechismo della Chiesa, tra l'altro, se volete capire qualcosa della fede, leggetevi i primi 3 capitoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, che fa un'inquadratura perfetta di che cos'è la fede. Partendo dal primo capitolo, l'uomo è capace di Dio, usa l'espressione agostiniana, uomo capax Dei, no? L'uomo è capace di Dio, aperto all'infinito, sete di infinito. Secondo capitolo, Dio viene incontro all'uomo. Terzo capitolo, eccolo qua, la risposta dell'uomo a Dio. Bellissimo. Allora, in questo terzo capitolo, la risposta dell'uomo a Dio, al numero 28 dice così: la fede, guardate i vari punti, è dono gratuito di Dio, dono gratuito di Dio, accessibile a quanti la chiedono umilmente. Secondo, vedete, è la virtù soprannaturale necessaria per essere salvati, e ritorno, necessaria per essere salvati. Poi bellissimo, allora ecco, Dio che si rivela, Dio che si dona, l'uomo che risponde. L'atto di fede è un atto umano, cioè un atto dell'intelligenza dell'uomo che, sotto la spinta della volontà mossa da Dio, dà liberamente il proprio consenso alle divine verità. Poi avanti, la fede, continua, è certa. Perché? Perché è fondata sulla parola di Dio. E poi, facendo eco a San Paolo, la fede è operosa. Galati 5,6, opera la fede, opera per la carità, e quindi si lega con le altre virtù. Anche il Papa in Porta Fide gli fa questo legame tra fede e carità, perché la fede è per la carità, La fede è operosa, opera attraverso la carità, ed è in continua crescita. Ecco qui l'altro tema che poi sviluppiamo: la conversione permanente. La porta della fede è sempre aperta per coloro che vogliono entrare, primo numero di Porta Fidei, ma coloro che decidono di entrare siano disposti poi a camminare continuamente. Esiste questo, esiste una continua crescita grazie all'ascolto della parola di Dio, della preghiera. Essa fin d'ora ci fa assaggiare, pregustare il paradiso, bocconcini di cielo, ci mangiamo. Possiamo assaggiarli, quella qualcosa di bello. Ecco, che cos'è la fede? La fede è questo, no? E allora possiamo dire che nessuno è escluso dalla fede, ma ci si può escludere dalla fede per la nostra stupidità, per la nostra presunzione, per la nostra cecità. La fede è una risposta a Dio che si rivela, e qui vi cito Dei Verbum, documenti della Chiesa, del Concilio Ecumenico Vaticano II, forse Dei Verbum è il documento più bello. È bellissimo il documento sulla rivelazione di Dio. È veramente di una bellezza. È bello Lumen Gentium, la
Costituzione dogmatica sulla Chiesa, ma Dei Verbum è un incanto. Dei Verbum al numero 2 dice: la fede è risposta a un Dio che si rivela. Piacque a Dio di rivelare se stesso. Che bello! Ma non dimentichiamo, al numero 5 dice così, è vicino tutto un pezzettino del numero 5. A Dio chi si rivela, a cosa è dovuto? A Dio che si rivela. Ecco Abramo, l'obbedienza della fede. A Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede con la quale l'uomo si abbandona. E qui ci sarebbe da fare una meditazione, Alessandro, la prossima volta fa gli esercizi spirituali su questo, padre Alessandro ha conquistato le suore la settimana scorsa, ha fatto degli esercizi spirituali super raffinati, le suorette non le brodi di giuggiole, veramente bravo Ale. Allora, a Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede, no? Con la quale l'uomo si abbandona, e qui il verbo è proprio da penetrare, si abbandona, guardate, tutto intero e liberamente, tutto intero e liberamente, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione che egli fa, perché si possa prestare questa fede, noi non ce la facciamo, noi con le nostre forze non ce la facciamo. Perché si possa prestare questa fede sono necessari la grazia di Dio che previene e soccorre e lo Spirito Santo, il quale deve sempre cambiare il cuore di pietra in cuore di carne, muove il cuore e lo rivolge a Dio e apre gli occhi dello Spirito perché si possa gustare proprio la dolcezza di Dio, affinché poi l'intelligenza della rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede, cioè continuamente bisogna camminare dentro la fede. Poi il tempo passa, cavolo, io sono a pagina 3, non 6, 7, la taglio via dritta, lo so, la taglio via dritta. Allora possiamo dire una cosa importante, possiamo dire che la fede cristiana è il compimento della fede antropologica. Che cosa vuol dire questo? Cosa c'è dentro l'uomo se non un desiderio di infinito, quella voglia del tutto? Che poi noi scambiamo con quattro cianfrusaglie che andiamo a comprare al supermercato o nelle bancarelle. Che cos'è l'uomo se non questo desiderio? E la pienezza di questo desiderio che cos'è se non Dio, il mio cuore inquieto finché non riposo in te, oh Dio? Quindi la fede cristiana è il compimento della fede antropologica, anzi, è il compimento dell'uomo stesso. Pensate a quelle parole del Vangelo: se vuoi essere perfetto, vieni e seguimi. Però quel perfetto si può tradurre anche in un'altra maniera: se vuoi essere completo, vieni e seguimi. Se vuoi essere un uomo completo, una donna completa, vieni e seguimi. So io come riempire anche i buchetti più strani del tuo cuore che si rimangono sempre vuoti e che devi riempire con tante cavolate. Lo so io. Se vuoi essere completo, vieni e seguimi, no? Quindi, Dio pienezza dell'uomo. L'uomo è tale, si incontra Dio e il Dio che è rivelato in Gesù Cristo, no? E qui ci vorrei suggerire un altro puntettino, appena appena lo accenno. La pienezza della fede, quindi, è Gesù Cristo che ci rivela Dio. Ma diciamo di più, la pienezza della fede è partecipare della fede di Cristo. La pienezza della fede è partecipare della fede di Cristo. E sappiamo che la fede di Cristo è una relazione all'abbandono totale al Padre. Questa è la fede di Cristo. Allora qui von Balthasar, uno dei più grandi teologi dell'ultimo secolo,
dice una cosa fantastica. In Cristo Dio appare definitivamente affidabile. È bello questo. In Cristo, cioè nell'esperienza che Cristo ha fatto di Dio, in quella sua relazione di abbandono, a tutta l'umanità per sempre appare chiaro che Dio è affidabile, ci si può fidare. Non ti frega. Non ti frega. Dio è affidabile. Perché è l'Abba che non ti lascerà mai in mano alla morte. Forse arriva un quarto d'ora dopo, tre giorni dopo, ma arriva. Ma è bellissimo, questa è la bellezza. E allora ecco qua, la fede di Cristo diventa la fede prototipica. Il prototipo. Il prototipo della fede è là. Si impara da Cristo come aver fede. E basterebbe leggere la lettera agli Ebrei, capitolo 11, mi sembra verso la conclusione, no? Gesù autore e perfezionatore della fede. Autore e perfezionatore della fede. È lì che si trova la spiegazione. Allora, passo un altro piccolo punto veloce. Carlo, stai dormendo? Mi sembra di sì. Vedo i tuoi occhi in cielo. Allora, fede e contenuti della fede. Fede e contenuti della fede. E qui state attenti a una cosa importante. L'anno santo della fede, iniziato l'11 ottobre, non a caso coincide con che cosa? Con i 50 anni del Concilio e i 20 anni della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Anno santo, 11 ottobre, perché a 50 anni dal Concilio, a 20 della pubblicazione del CCC, Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, qui capite una cosa. Sono questi, Catechismo e Concilio, sono questi due versanti complementari, cioè la necessità da una parte di dare contenuti alla fede. Il Papa sente la necessità che i cristiani diano contenuto alla loro fede, che c'è una fede soltanto flatus vocis, è un'espressione vocale, è soltanto, bisogna dare contenuti. Contenuti, ecco il Catechismo della Chiesa Cattolica. Però la fede ha bisogno di uno stile anche, che si incarna in questo tempo, ed ecco i documenti conciliari. Ed ecco i documenti conciliari. Sono come due binari per dare sostanza alla fede. Non è a caso che il Papa fa questo. Il Papa dice una cosa: tutti i cristiani, no, tutti, tanti cristiani hanno smarrito identità e appartenenza. E come scopri l'identità e l'appartenenza se non sai i contenuti della tua fede e la maniera con cui vivere in questo tempo conflittuale secolare o secolarizzato? Ecco lì un punto. Non conoscono i contenuti essenziali della fede. Certo, la fede non è un insieme di contenuti, lo sappiamo, la fede è una persona, la fede è un incontro, cioè la fede non è un insieme di contenuti, ma ci sono ragioni per credere e ragioni di cui dar ragione, come direbbe San Pietro, perché la fede è ragionevole, non è un credo così o un credo qui absurdo. Allora il Papa ripete, bisogna sempre in portafidi, riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata. E qui ci sarebbe un'altra lezione. E riflettere sullo stesso atto con cui si crede. Addirittura chiedeva che sarebbe bello che i cristiani, come facevano i neofiti nei primi tempi della Chiesa, imparassero a memoria il credo. Almeno per avere la sintesi dei contenuti della propria fede. Al numero 11, verso la conclusione di Portafidi, dice: bisogna accedere a una conoscenza sistematica dei contenuti della fede.
Allora, un altro aspetto poi che lega Anno Santo e Concilio è il rapporto fede-chiesa, e cito ancora Benedetto XVI, molti pensano di poter coltivare la fede prescindendo dalla mediazione della Chiesa. E mentre molti guardano dubbiosi alle verità insegnate dalla Chiesa, altri riducono il Regno di Dio ad alcuni grandi valori che hanno certamente a che vedere col Vangelo, ma non toccano il nocciolo profondo della fede cristiana. E poi c'è anche l'altro aspetto, che è bellissimo, il numero 166 del Catechismo della Chiesa Cattolica, citato dal Papa, citato dal nostro Arcivescovo, che dice così: nessuno si è dato la fede da se stesso, così come nessuno da se stesso si è dato l'esistenza. Il credente ha ricevuto la fede da altri e ad altri la deve trasmettere. Il nostro amore per Gesù e per gli uomini ci spinge a parlare ad altri della nostra fede. In tal modo ogni credente è come un anello nella grande catena dei credenti. Io non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli altri. E con la mia fede contribuisco a sostenere la fede degli altri. Mi piaceva la settimana scorsa una signora giovane che mi confidava: sono 20 anni che sono a Milano, padre Franco, sono 20 anni che sono a Milano, sai, non ho mai avuto un'amica, sa che finalmente ho un'amica da un po' di mesi e con lei posso parlare di Gesù e di Dio. Sembra che la vera amicizia per lei fosse lì, riuscire a trovare qualcuno con cui parlare di... Perché è vero questo, non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli altri, con la mia fede contribuire a sostenere la fede degli altri. La fede degli altri. Quindi ecco, contenuti della fede, la fede legata quindi al Catechismo della Chiesa Cattolica, l'anno della fede legato al Concilio, proprio per trovare dei contenuti, uno stile e un modo di vivere dentro una comunità di credenti. Io adesso dovrei arrivare al tema, dovrei aprire se quella di Cristo, e qui ce n'avrei, ma non vi leggo quasi niente, no? Vi dico solo due pensieri veloci e chiudo. Sarebbe la sequela di Cristo, no? Allora abbiamo detto che la fede è una virtù teologale, la fede è un dono di Dio, la fede è risposta a un Dio che si rivela, a cui piacque rivelarsi, è obbediente, tutto questo, ma sappiamo che la fede è una relazione, è uno stare con Gesù, uno stare con Gesù, li scelse perché stessero con lui e per inviarli. Sono quei due movimenti, no? Lo stare con lui, la sequela, e poi la testimonianza, la missione. Li scelse perché stessero con lui e poi li inviò. I due movimenti fondamentali della fede sono questi. Vi ricordate sempre il cuore? Sistole, diastole, concentrazione, dilatazione, stare con lui e poi dilatarsi sul mondo. Sono i due movimenti necessari, no? E questo stare con Gesù, seguire Gesù, a che cosa serve? Il nostro arcivescovo nella sua lettera ci dice: serve per avere il pensiero di Cristo. Ma il nostro arcivescovo fa eco a che cosa? Al rinnovamento della catechesi del 1972, il quale diceva: serve per arrivare ad avere una mentalità di fede. E cosa vuol dire avere una mentalità di fede? Significa proprio educarci al pensiero di Cristo, vedere la storia come Lui, giudicare la vita come Lui, scegliere d'amare come Lui, sperare di insegnare come Lui, vivere la piena comunione col Padre come Lui, come Lui. Come Cristo, che Paolo ripete infinite volte, no? Ecco, la sequela di Cristo, serve per arrivare ad avere questo, il pensiero di Cristo. Io direi in una forma molto semplice, serve per, diciamo così, avere Cristo in testa, avere Cristo nel cuore, ma avere Cristo anche nelle budella, nella pancina. Tante volte ce l'abbiamo in testa come una bellissima idea, ne l'abbiamo nel cuore come una grande emozione, ma non riesce a penetrare la pancia. E dovrebbe arrivare anche al basso ventre.
cioè entrare proprio negli istinti più naturali, dovrebbe arrivare a tutte le parti, prenderci proprio lì, completamente. Il mio vivere è Cristo, no? Diventa quello. La sequela io la paragonavo a una cosa, la paragonerei alla montagna. Io mi ricordo, c'è un ricordo di una persona che è morta, un frate che è morto, la quale gli ho voluto tanto bene anche perché mi ha insegnato ad andare in montagna. Mi ricordo che ero piccolino e la prima volta che mi ha portato a fare un 3000 sembrava l'emozione più grande, ero giovanissimo, avevo 16-17 anni. Beh, insomma, lui davanti, io dietro. Beh, mettevo i miei piedi dove li mettevo a lui, proprio, io guardavo solo i suoi piedi, non guardavo altro, i suoi piedi. E poi, quando mi diceva fermati, adesso prendi fuori la borraccia, adesso puoi bere, bevevo, adesso guarda lì. Ma sembrava, come si dice in Veneto, il vecchio e il boccia, no? Che hanno imparato. È proprio quello. La sequela è Cristo, la sequela di Cristo. Metti i piedi dove l'ha messo lui e faccio, cosa devo fare adesso? L'obbedienza totale, nella fiducia più totale, nell'abbandono più totale, perché se no casco nel baratro. Se no mi fermo, mi pianto lì e non vado più avanti. Perché se voglio fare le corsette alla mia maniera, no, come si faceva una volta, se tu porti in montagna i ragazzi, la prima cosa che fanno ti passano avanti di corsa, corrono giù, eh. Dopo però mezz'ora sono già fermi, sono là che si sono pappati tutta la merenda che avevano là e non hanno più niente da mangiare per tutto il giorno e sono fregati, è finita, è quello che fanno i giovani oggi, dice no, dietro, sta dietro, passettino, uno alla volta, piano piano, quella è la mentalità, diciamo la sequela di Cristo. Testimoni, qui ci sarebbe mille cose da dire, stiamo parlando di nuova evangelizzazione da quanti anni? Da quasi 30 anni. Cosa abbiamo fatto? Niente. 1983, il Papa Giovanni Paolo II ai Vescovi del CELAM, della Conferenza Episcopale dell'America Latina, fece quel grande discorso e parlò di nuova evangelizzazione. La nuova evangelizzazione, diceva il Papa, nuova in ardore, nuova nei metodi, nuova nelle espressioni. Ma poi è avvenuto ben poco, poi ci sono avuti grandi slogan, dobbiamo passare da una pastorale di manutenzione a una pastorale evangelizzatrice, da una pastorale di sacramentalizzazione a una pastorale della soglia, dobbiamo uscire dalle sacrestie, dobbiamo... I slogan sono girati tantissimi in questi anni, ma cosa abbiamo fatto? Niente. Perché non abbiamo fatto niente o poco? Per me la risposta è una sola. Noi dobbiamo renderci conto, sapete? La prima nuova evangelizzazione si fa in casa. Si fa in casa. O comincia una vera nuova evangelizzazione qui, tra noi, me e te. O non cambierà niente. O io mi converto sul serio. E allora ecco, sia il Papa Benedetto XVI, sia il nostro Arcivescovo ripetono tantissime volte quella parola, conversione. Senza convertiti non si fa nuova evangelizzazione. Vi ricordate lo slogan, anche quello? Ieri si battezzavano i convertiti, oggi bisogna convertire i battezzati. È vero. Oggi bisogna convertire i battezzati, che abbiamo battezzato senza convertiti. Noi siamo indottrinati, non siamo convertiti. Abbastanza bene anche indottrinati, qualche volta, ma non siamo convertiti. Non so chi di noi può dire nella sua vita, nella mia vita c'è stato quel giorno, quell'ora, quel posto, prima e poi. Prima ero cieco, dopo ho cominciato a vedere. Un prima o un poi, qualcosa che l'ha segnato drasticamente. Non dico che voglia che sia santo, ma qualcosa che... E penso che sia qui il problema. La conversione. Io direi che ci sono tre cose fondamentali che si legano insieme. Allora,
La conversione è come l'innamoramento. È come l'innamoramento. Dopo la conversione cosa ci vuole? Dopo l'innamoramento cosa ci vuole? Cosa hai fatto con Gabriele? Non mi dire cosa hai fatto di nascosto. No. Dopo come si... Linda, dopo ti sarai anche sposata. Dopo l'innamoramento ci vuole il matrimonio. Pensateci voi. Conversione lo collego a innamoramento. Non forse siamo degli eterni entusiasti di Gesù? Siamo un po' gesuisti. Gesuisti, eterni entusiasti, bello, poi cerchiamo sempre l'ultima frase, cerchiamo sempre l'ultima liturgia, cerchiamo sempre l'ultimo canto che ci frigga un pochettino il cuoricino, compagnia. Siamo un po' gesuisti, un po' emotivi. Ma penso una cosa, la vera fede è il matrimonio. Cosa vuol dire? Vuol dire sposarsi. Cosa hai fatto quando ti sei sposata? Hai lasciato tuo padre, tua madre, le abitudini che avevi e ti sei messo con Gabriele. E Gabriele ha fatto la stessa cosa, ha lasciato suo padre, sua madre. Quando mi converto e veramente ho fede, significa che io lascio un modo di vivere. Noi non abbiamo lasciato mai un modo di vivere. È sempre rimasto lì addosso, sempre quello, aggiustato. Raddrizzato un pochettino, un colpettino in più, dai, diciamo tre Ave Maria in più, poi è capitato che ho scoperto anche il rosario a Međugorje, poi ho scoperto anche che si può fare i vespri, ho fatto anche i vespri, poi ci ho aggiunto anche quell'altra roba lì, che cosa vuoi di più ancora? Non hai cambiato vita, la tua vita è aggiustata, non cambiata. Ti innamori ogni tanto, ma non ti sposi mai col tuo Signore. E allora quando ci si innamora, si converte e ci si sposa, poi si fanno anche i figli. Ecco, l'evangelizzazione è far figli. Quando ci si è veramente innamorati, allora si cominciano a fare i figli. E si possono fare anche a volontà, con immensa gioia. Tu lo sai, Ale, vero che bello che è, ne hai esperienza. È un segno di quell'amore, sto parlando di te, sì. Comunque, è quello il significato. Comunque, mi fermo qua, io no, mi fermo con due parole solo. Vi leggo due citazioni e chiudo, basta, perché ormai sono le 10. Una è sempre di Paolo VI, per dire come devono essere i testimoni oggi. È una di una mia cara amica. La mia cara amica si chiama Alda Merini. Allora, possa il mondo del nostro tempo, che cerca ora nell'angoscia, ora nella speranza, ricevere la buona novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi ricevuto la gioia del Cristo e accettino di mettere in gioco la propria vita affinché il Regno sia annunciato e la Chiesa sia impiantata nel cuore del mondo. Possa il nostro tempo incontrare sta gente che è piena di vita, di gioia, ha ricevuto la gioia del Cristo, accetta di mettere in gioco la propria esistenza affinché il Regno sia annunciato, la Chiesa sia impiantata nel cuore del mondo. E Alda Merini dice così. È la conclusione di una delle sue poesie, non so se lo conoscete questo libro, se no compratevelo. Alda Merini, Corpo d'amore, un incontro con Gesù. Sono tutte poesie su Gesù e sulla sua fede, bellissime, con un'introduzione di Ravasi altrettanto bella. Dice alla conclusione, molti mi guardano negli occhi e rimangono estatici, poiché capiscono che io ti ho visto, che ti ho sentito, o che perlomeno qualche volta ti ho anche tradito.